Giuno, tu non puoi entrare nel vlog. Buongiorno. Io e Giuno vi diamo il buongiorno mentre Kylie sta dormendo e Tokyo invece sparito. Comunque, buongiorno. Oggi è un altro giorno. Oggi è il 9 dicembre ed è sabato e non so per quale motivo stamattina mi sono svegliata pensando che fosse tipo lunedì, cioè un giorno lavorativo. Infatti mi sono meravigliata che i miei genitori fossero a casa e poi mi sono resa conto che appunto, è sabato. Stamattina sono qui a casa, siccome mia sorella è andata con mia mamma a fare delle guide perché ha preso il foglio rosa, sono qui a casa io con i cani. Se ogni tanto in sottofondo sentite questi rumori strani è perché Juno gioca con l'osso che abbiamo preso alle cane, che dico anche cagne, però adesso dico cane perché la Letizia mi ha influenzata dicendo cane. Comunque c'è questo osso che appunto essendo duro sul pavimento fa rumore. Visto che negli ultimi vlog ho risposto a volte sì e a volte no alle vostre domande, ho deciso questa volta di farlo all'inizio del video, non so per quale motivo, però siccome oggi non farò nulla di così particolare, speciale come magari le volte in cui sono andata dai miei amici, allora ho pensato di rispondere già adesso insieme a Juno. Ok, Juno, vuoi partecipare anche tu a questo Q&A? Ok, allora farò le domande anche a lei, così saprete anche la sua risposta. Intanto voglio ringraziare tutte le ragazze che hanno attivato le notifiche al canale, sia questo che quello principale. Per farlo vi basta cliccare sulla campanella che c'è di fianco al tasto iscriviti del canale. In questo modo vi arriveranno le notifiche ogni volta che metto un video, visto che ultimamente YouTube sta impazzendo e non manda più le notifiche nella home, purtroppo. Non so per quale motivo, ma leggendo e seguendo anche youtuber stranieri lo sta facendo in tutto il mondo, cioè sta succedendo in tutto il mondo questa cosa. Comunque, volevo ringraziarvi appunto di aver attivato le notifiche e andiamo avanti. Roberta Herman mi chiede: ciao Cleo, chi pensi vincerà X Factor e chi è il tuo preferito? Ti adoro, mi chiamo Roberta. Ciao Roberta, bella domanda visto che anche quest'anno ho seguito tutto X Factor. A me piacciono tantissimo i Maneskin e spero e penso che vinceranno loro perché comunque sono sempre seguiti, li votano sempre, quindi io sia voglio che vincano loro, sia penso proprio che saranno i loro vincitori perché sono davvero davvero bravi. Poi Miss Francesca Giorgia mi chiede: se non mi sbaglio tu sei atea, giusto? La mia domanda è: dato che appunto non credi in Dio, a Natale cosa festeggi? Non è un modo per sminuire in qualche modo ciò che fai, ma è per purissima curiosità. Comunque sono curiosissima di vederti prima o poi bionda. Questa domanda mi viene fatta tutti gli anni, visto che facendo i vlogmas e vedendo voi dai video che sono stra felice per il Natale, spesso viene fuori questa domanda. E io rispondo sempre allo stesso modo. Intanto, personalmente, secondo me il Natale ovviamente deriva da un'usanza religiosa, è una festa religiosa e tante persone la festeggiano come festa religiosa. Però allo stesso tempo, ovviamente, nessuno di noi può negare il fatto che ormai il Natale si sia trasformato in una festa ovviamente consumista, quindi per andare a comprare regali e per far, diciamo, riattivare un po' l'economia mia a fine anno, quindi sicuramente deriva da una tradizione religiosa, ma allo stesso tempo ormai si vive anche come una cosa un po' consumista. Ma detto questo, che sono comunque cose che una persona può scegliere se vivere o meno, io personalmente adoro il Natale per la sua atmosfera, adoro il Natale per il fatto del senso della famiglia, il senso d'amore, il senso di ritrovarsi con gli amici che magari non si vedono tutto l'anno ed è un'occasione per rincontrarsi, come uno scambio non solo di regali, che a me, come sapete, piace tantissimo farli, ovviamente anche riceverli, ma proprio uno scambio di non so come dire, di affetto, perché alla fine adesso per esempio a dicembre mi sto vedendo con un sacco di amici, sto organizzando un sacco di cose che magari durante l'anno si danno per scontate, mentre durante il Natale, durante dicembre io mi sento ancora di più, ovviamente bisognerebbe farlo tutto l'anno, però sicuramente a dicembre tutti sono molto più aperti a dare in tutti i sensi, non solo materialmente, e quindi io sì, è vero, sono atea, ma per me è una tradizione di famiglia. Cioè,
cioè è proprio una tradizione che io voglio portare avanti perché mi piace proprio l'atmosfera e il periodo natalizio in quanto appunto festa d'amore e di famiglia. So che ovviamente parte da un'usanza religiosa, ma essendo atea io appunto l'ho fatta mia, come anche tante altre persone, scegliendo il senso appunto della famiglia e dell'amore. Per il resto, le altre domande, siccome devo ancora pubblicare il vlog di ieri, quello dove faccio l'albero di Natale, aspetto di pubblicarlo e poi magari sotto a quel video leggo altre domande, magari più tardi rispondo, oppure nel prossimo vlog. In ogni caso voi nei commenti scrivetemi sempre le domande, le curiosità, anche non a tema Natale, quello che volete, e soprattutto se vi va e se pensate che sia più veloce potete anche twittarmi semplicemente taggandomi e scrivetemi un tweet con una domanda e io sicuramente anche nei prossimi vlog risponderò. Tra l'altro, se nei prossimi giorni mi vedrò con i miei amici come per esempio Gloria e Letizia, magari potremmo anche metterci lì e rispondere a un po' di domande anche riguardo la nostra amicizia, fare magari qualche challenge. Quindi se avete idee per questi vlog, ma tanto siamo solo al 9 dicembre, solo al 9 dicembre tra virgolette, mettete tutte le idee che volete perché abbiamo ancora tempo per realizzarle. Intanto Juno nel mentre si è addormentata, Kylie stava già dormendo da un po', e adesso vado a dormire anch'io, no scherzo, e adesso vado ad editare i video che devo editare assolutamente. È arrivata l'ora di pranzo, oggi pasta con la rucola. Oggi mi sembra di avere meno brufoli. Stanotte ho messo una nuova lozione di Kiehl's che ho provato, che sto provando anzi, e mi sembra che abbia fatto già effetto. Comunque, sono felicissima perché guardate cosa c'è dopo. Il melograno, io adoro il melograno. Potrebbe essere il mio frutto preferito se solo non fosse spesso molto molto acido. Cioè, è difficile trovare il melograno al punto giusto. Questo è il punto È il giusto, punto già giusto? testato. Bene, parola di mia sorella. Allora non vedo l'ora di mangiarlo. Sto salendo in camera perché mi metterò a sistemare un po' la camera, i vestiti, un po' il guardaroba e a separare anche bene le mie cose nuove che ho comprato dai regali che invece devo impacchettare. Non credo che oggi riuscirò a iniziare a impacchettare i regali. So che sembra prestissimo perché è solo l'8 dicembre, però in realtà dovete sapere che quest'anno ho fatto un bel po' di regali, anche perché diciamo che ho organizzato con alcuni miei amici delle cose particolari dove non per forza i regali devono essere chissà quanto costosi. Infatti, tanti, come avete visto, li ho presi su ASOS piuttosto che su Urban Outfitters, ma anche da Tiger piuttosto che da Primark. Quindi, più che altro abbiamo organizzato di farci tanti piccoli regalini e quindi ne ho davvero raccimolati un bel po'. E se non inizio subito a farli, poi lo sapete che io adoro fare tanti piccoli regali piuttosto che uno grosso, perché a Natale mi piace l'idea comunque di spacchettare i regalini. Quindi non so se iniziare già oggi, però do la priorità prima alla camera e a sistemarla, perché come sapete poi lunedì credo proprio che comprerò l'albero di Natale per la mia camera. Quindi devo preparare la mia camera a tutte le decorazioni natalizie che prenderò lunedì. Infatti non vedo l'ora di fare un vlogmas bello a tema room tour natalizio. Dovrò cambiare anche il copriletto e mettere quello natalizio di Primark, quindi non vedo l'ora. E quindi adesso mi metto a sistemare un po'. Ho ancora sul maglione di ieri perché ieri, essendo stata tutto il tempo in casa, poi ho deciso di rimetterlo oggi perché è bello caldo, perché all'interno è tipo felpato, quindi non è solo di cotone leggero e basta. E quindi lo sto adorando troppo. È bellissimo. Siete pronte per i calendari dell'avvento? Uno. E lascio. Prendiamolo. Adesso farò cadere tutto. Ok. Eccomi! Solita postazione dei calendari dell'avvento. Iniziamo con NYX. Apriamo il 7, l'8 e il 9. Vediamo un po'. Un colore pazzo, un colore super pazzo. Oh mio Dio. Vediamo come si chiama. Intense Butter Gloss. Oh mio Dio, è un gloss. Si chiama Berry Strudel. No, pensavo sapesse di Berry Strudel, ma purtroppo no. Comunque, un colore pazzo. Penso che non lo metterò mai in vita mia, però è bello da vedere. Poi, oh, questo invece. Ok, sto facendo un casino. Questo invece è un colore che metterei assolutamente. È sempre un butter gloss, questa volta nella colorazione crème brûlée.
E questo è un nude, come vedete. Questo sicuramente lo metterò. E poi mi piacciono queste mini size perché sono perfette per viaggiare. Mi sa che è un viola, sì. È un viola freddo. Anche qui non so se riuscirò mai a metterlo perché io odio i viola su di me, però capisco che in 24 regalini ci devono per forza essere anche dei colori che magari non metterò. E poi passiamo a Lush, che è sempre pesantissimo. Allora, devo aprire il giorno 7 e il giorno 9 perché li apro tutti nei giorni dispari. Che profumo ogni volta, esce un profumo buonissimo. Iniziamo da questo, che è stranissimo. Oh mio Dio, questa è sicuramente una bomba d'acqua e non potrò usarla, sono tristissima. No, ma io devo trovare il modo per usarle, tipo, non so, quando viaggio e vado in un hotel mi porto dietro una bath bomb, così avrò la vasca, oppure mi faccio invitare dai miei amici solo per usare la loro vasca, perché cioè io voglio scoprire che cosa c'è dentro, perché secondo me qua dentro ci saranno cose bellissime, colorate, glitterose. Non lo scoprirò mai. E insieme a questo di fianco ce n'è un altro molto nataloso e molto giallo, che è questo. E questo c'era anche l'anno scorso. Anche questa è una bath bomb a forma di pacchetto regalo. Questa è bellissima. Bene, rimettiamoli vicini e chiudiamo perché se no spio i giorni prossimi e non voglio farlo. Ok. Bene, intanto come vedete sullo sfondo la camera è finalmente in ordine e già che ci sono su una postazione ferma, vi volevo dire in questi giorni di tenere d'occhio i miei social. Poi ovviamente vi dirò tutto anche su YouTube, nei vari vlog e nei vari video sul canale principale. Però il mio consiglio, se volete delle anteprime di qualcosa che succederà molto presto, seguitemi su Instagram soprattutto e anche su Twitter, qui sotto trovate sempre i link, perché oggi, per me oggi, ho finito di preparare tutte queste cose che vedrete, perché se comunque avete visto gli ultimi vlog e poi i vlogmas avete capito che avevo tanto da fare, avevo tante cose da preparare, tante cose da organizzare, stavo preparando tantissime cose per voi e sta per arrivare il momento in cui scoprirete tutto. Già avete scoperto la parte dedicata a Planet Heart, che è questo evento che faremo io e Luciano a Milano l'11 febbraio e sempre in descrizione c'è il link per comprare i biglietti, ma a parte quel progetto, ce n'è un altro, ci sono altre sorprese e quindi tenete d'occhio i miei social perché manca pochissimo e appunto scoprirete tutto. Cioè sta arrivando il momento, praticamente settimana prossima lo saprete, però in questi giorni sui social metterò varie anteprime e io sono troppo... non vedo l'ora, cioè voi non avete idea, non vedo l'ora. Veramente, aiuto. So che sarà difficilissimo capirlo perché non vi ho dato neanche un indizio. Proprio per questo vi dico di seguirmi su Instagram e Twitter perché lì inizierò un po' a dirvi. E quando lo scoprirete spero sarete felici quanto lo sono io in questo momento e quanto lo sarò io quando scoprirete tutto. Aiuto! Ma parlo con Juno. Aspetta che la inquadro. Juno. Tati. È vero che sei innamorata di Tokyo? È vero o non è vero? Gli occhi non mentono. Fai vedere a tutti. Ma Juno! Ha sentito il rumore del Il ciottolo. cibo. Vado anche a trovare Kylie. Già che ci sono. Ciao Kylie, amore della zia Gloria. Ciao Tati, ma come sei bella, ma come sei nera, ma che bel pelo lucido che hai. Ma è vero che sei un cagnolino bravo? Ma che sta colla? Cioè, l'urlo di Juno è una cosa che si sente proprio a distanza. Aspetta, seduta. Seduta, aspetta, 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 aspetta. Cioè io penso, Simpatiche. Juno è una cosa proprio, guardate con che è buono.
Ora faccio una ripresa così all'albero. Comunque veramente non viene tanto bene in foto quanto è dal vivo. Dal vivo veramente è maestoso. È cioè guarda quanto è alto rispetto a te, è veramente grosso. Mangiamo qualcosa? Assolutamente sì, un sacco così per fare compagnia alle cane. Cioè guarda, è già finito. Cioè, un cane, l'altro cane cerca le briciole. La differenza tra me e te. Tokyo. Tokyo vuole vivere i suoi sereni ultimi anni di vecchiaia in pace, per quello che non lo vedete. Non perché noi non gli vogliamo bene, ma non è più un cane molto socievole. Oh, mamma mia. Ciao, girls. Che orecchio. Fai vedere a tutti l'estensione del tuo orecchio. Mostrati ciò per ciò che sei. Tokyo. Ecco un raro esemplare di Tokyo. Tokyo, rassicura tutti che sei ancora vivo. Stai bene, c'è, è vivo, è amato dai cani, come vedete collabora con gli altri cani, comunicano bene, sono in sintonia, in armonia, ma lui semplicemente è un cane un poco solitario. Esatto. Ah, ho fatto rifornimento. Hashtag healthy, healthy life. Esatto, healthy, oh yeah, dieta, forever. Brava. Questo le vuoi? No, 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 ma sai cosa berrei? Un tè ventre piatto. Ma... senza saperne leggere né scrivere, magari una clementa la mangio. Sei falsissima, cioè lei vuole mangiare dai, la tisana... No, non riprendere. No, vuole bere. Vuole bere la tisana e mangiare una mela e io le sto offrendo tutte queste cose buonissime. Le clementine mangio. Beh, un cioccolatino però no, sì. No, a me, ora mi dis... No, non prendermi. No. Mi dispiace dirlo col cuore in mano, questo lo dico, io non sono una fan della Lindt. Ma magari quelli ti piacciono. Non mi piace neanche l'orsetto, non mi piace neanche il coniglietto Lindt. Niente! Volevo chiudere il vlog qui perché odio quando i vlog non vengono chiusi, ma sappiate che è il giorno seguente, perché ieri io e Gloria siamo andate a letto tipo alle 3 di notte, cioè lei è andata via da casa mia alle 3, 3 e mezza di notte, e ovviamente sono andata direttamente a letto con le cane e mi sono addormentata e mi sono dimenticata di chiudere il vlog, quindi lo farò adesso. Ci vediamo al vlogmas di domani, che in realtà per me è oggi, ma vabbè. Comunque, grazie per aver visto anche questo vlogmas, ci vediamo domani. Ciao!